Ciao amici, oggi sono qua sul Ticino insieme a Roberto e Gaetano e faremo un po' d'oro. Perfetto, e oggi farò ricerca col mio Minions. Ed ecco Gaetano in una posizione poetica che sta preparando la zona per poi piazzare le canalette. Vedete? Dopo aver messo a posto i sassi, ha piazzato la canaletta e sta sistemando in maniera tale che esca fuori la V in cima alla canaletta, che è quella che identifica la posizione perfetta per il flusso dell'acqua sulla canaletta. Allora, la zona è un po' stata scavata, quindi c'è il dubbio di dove sia veramente vergine la zona oppure no. Quindi abbiamo deciso di scavare in un posto sicuro, qua, dove c'è questa erba qua, la toglieremo e scaveremo qui. È erba, non è nessun tipo di pianta protetta né nulla, questa qua cresce sempre tranquillamente. E quindi scaveremo lì perché siamo sicuri che nessun cercatore ha toccato questa zona qua. Anche le radici potrebbero trattenere dell'oro, quindi adesso Gaetano le sta pulendo bene perché qualcosa ci potrebbe essere. Lo scavo procede, abbiamo fatto un po' di spazio e adesso andiamo avanti qua. Qualcuno mi ha fatto notare che il buco che fa il suo gatto per quando va a fare i suoi bisogni è più grosso del mio buco. Comunque andiamo avanti. Ecco Gaetano come le mani di un felino che sta allargando il buco. Adesso c'è il problema di un sasso abbastanza grosso sotto che ci ostruisce la discesa a uno strato più interessante per cercare l'oro. Roberto, è la prima volta che è su un fiume a cercare oro e quindi sarà molto diverso che cercare pepite. Ci vuole più sensibilità ed è quello che apprenderà oggi qua sul Ticino. Roby, dimmi la tua esperienza, allora la tua prima esperienza sul fiume Ticino. Sì. Bello, come diverso, diverso da un torrente, diverso sicuramente. A me piace più del torrente, devo essere sincero. Ti piace più il torrente? Mi piace più il torrente, è più fresco e più profumato anche. Beh, profumato dipende da... i torrenti dove vai, è vero, che però è più ricco di vegetazione montana. Incontaminata, diciamo. Sì, beh, però paesaggi diversi. Ha un fascino anche il fiume. E come tipo di ricerca aurifera? Come tipo di ricerca devo ancora capire bene. Allora, a parte la teoria, che vabbè, quella è relativamente semplice. Però devo ancora capire bene i meccanismi in base a. Comunque quale... hai visto che cambia molto il tipo di come trovare l'oro su un fiume rispetto a quello del torrente. Il discorso degli orizzonti auriferi è un concetto che è degno di approfondimento, quello sì. Comunque è bello, ottimo, ottimo come sempre. Quello che tu chiami orizzonti auriferi io li chiamo punti verticali, come cosa. Inizialmente avevo fatto dei video, che poi vi metto qua il link in descrizione se volete vederli, che parlavo delle punte verticali, che poi sarebbe la stessa cosa. Punte aurifere, orizzonti aurifere è un termine più che geologo. Trovi sui libri del geologo, sì. Sì, è verissimo. La stratificazione dei vari depositi che avvengono. Adesso ti ho messo qua di profilo perché ci sono delle nostre fans che invece più che loro interessa vedere altri paesaggi naturalistici e quindi niente.
qua ci sono tanti puntini d'oro. Ogni tanto qui si vede un pezzettino d'oro che salta fuori e poi torna dentro perché è pesante. Adesso ho fatto tre bidoni, quelli della vernice, diciamo come quantità, tre quarti li ho riempiti, quindi belli carichi. E adesso vediamo quanto pagliuzzine si trovano. Roberto ci ha lasciati, nel senso che è dovuto andare a casa. Qua il tempo comincia a piovere, però noi, io e Gaetano, andiamo avanti senza problemi. Diciamo che il gatto è passato, adesso vi faccio vedere la profondità del buco rispetto a prima. Oh, mi sto bagnando i vestiti per voi. Comunque capite che siamo scesi abbastanza e finalmente abbiamo trovato quello che stavamo cercando. Oltre, adesso esco fuori, che comunque sta piovendo, dicevo, comunque oltre lo scavo qualche bel corindone qua, questo è molto bello azzurrino, questo qua invece è bronzeo, e poi questa pietra qua che è particolare, non vi anticipo nulla, però dovrò farla vedere a chi di dovere, insomma. Allora, questo qua è il risultato dei tre bidoni. Vedete, un po' d'oro c'è. Per essere sul Ticino in questo periodo è già buono trovare queste quantità, finché non ci sono piene che ricaricano. Però comunque tra corindoni e tutto il resto, io direi che il risultato è più che buono. Adesso farò altri due bidoni e sperando di trovare qualcosa di meglio, perché siamo andati ancora più sotto e ha allargato un attimino il buco, e speriamo. La giornata si è conclusa, i miei compagni d'avventura sono andati via, sono rimasto qua da solo, adesso ritirerò le ultime cose. Abbiamo coperto il buco dove abbiamo scavato e noi andiamo via e il sole è uscito fuori. Per questo video è tutto, mi raccomando iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto e ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti!